Allora, piccola aggiunta al corso incontro di mercoledì scorso, in cui parlavamo di varie incarnazioni di ChatGPT anche localmente. Abbiamo visto GPT for All, però ecco, non trovavo la pagina, quindi adesso ve la descrivo un pochino più in dettaglio. Nel frattempo comunque ci sono già delle novità, nel senso che oltre a GPT for All, da qualche giorno è comparso anche un altro prodotto che si chiama Red Pajama, cioè pigiama rosso, che è una versione di GPT for All o comunque di Kuna Alpaca, però completamente open source, quindi non dipende dal lama, qui non c'è lama, ma lo vedremo. Adesso poi vi farò vedere anche un'estensione carina che io ho mai installato poco fa, che è questa qui, che permette di chiedere a Perplexity direttamente qualunque cosa, e ce la useremo fra poco. Andiamo a vedere innanzitutto GPT4All, cioè quello che stavo accennando la volta scorsa. GPT4All è un pacchetto che vi installate localmente. Quando vi installano localmente, tra l'altro anche qui ci sono delle novità, è uscita la 2.4.0, proprio ieri o l'altro ieri, e che consente, tra le altre cose, di gestire più chat contemporaneamente. Nel senso che adesso vedete che ho fatto tre chat, per mettere a confronto Vicuña, WizardLM e GPT4All. Adesso vi farò vedere. Ma nel frattempo vediamo un po' quello che ho trovato qualche giorno fa. Cioè, ho messo a confronto praticamente le capacità di alcuni di questi modelli, perché se voi vedete GPT4All ha una marea di modelli. GPT4All, questi modelli sono tutti modelli che hanno delle lettere a fianco, quindi tra altre cose hanno ad esempio 13B, piuttosto che alcuni hanno 7B, vedete questo 7B, alcuni vedremo adesso tra un po' compariranno anche 3B, indicano i miliardi di parametri con cui sono stati allenati. Allora, 3 miliardi, 7 miliardi, eccetera, sono pochi, nel senso che, per esempio, ChatGPT è allenato con centinaia di miliardi di parametri, quindi sono modelli molto piccoli. Però proprio perché sono molto piccoli, è possibile usarli sul vostro PC. Quindi quando voi installate sostanzialmente il ChatGPT for All, poi andate a download new models e ve ne scaricate uno. Il migliore che ho trovato finora, piccolo ma potente, è questo WizardLM7B, e questo l'ho detto anche mercoledì scorso. E però purtroppo è un modello non commerciale, quindi non è completamente aperto, però nell'ambito scolastico è tranquillamente utilizzabile, se vogliamo. Allora, vediamo un po' un esempio pratico. Allora, ho provato a chiedergli, giusto per valutare come è stato trainato, la biografia di Napoleone. Allora, la biografia di Napoleone, adesso non entro nel merito, ma questa è sostanzialmente corretta, quella fornita da ChatGPT-4. L'ho messa qui per confrontare i vari modelli. Ok? E poi, fra i vari modelli, ho preso ogni modello e l'ho messo a confronto con il GPT-4. Quindi ho dovuto cambiare leggermente il prompt e tutte queste cose, per poter avere, a volte basta poco per avere delle risposte migliori. Quindi, per esempio, invece di biografia di Napoleone, gli ho dovuto trasformare il prompt in modo tale da che mi rispondesse meglio. E vedete che, ad esempio, questo Vicuña 7B, quando gli chiedo la biografia di Napoleone, praticamente mi risponde correttamente. E tra parentesi, la data di nascita mi interessava molto perché molti di questi modelli, quelli da più piccoli, diciamo più veloci, tendono a sbagliare le date. Come vedete, ad esempio, qui ho segnato con un carattere evidenziato quali sono gli errori. Come vedete, ci sono degli errori nella Vicuña 7B e sono errori che dovrebbero essere seguiti corretti. Allora, possono correggere gli errori usando, appunto, come ho fatto io, ChatGPT-4, ma non è il modo, diciamo, io l'ho fatto questo per velocità, per evitare di perderci dei mesi a costruire queste schede informative. Ma in realtà, se si usa soprattutto in educazione, la correzione degli errori deve avvenire andando a cercare su delle fonti. Quindi
diciamo che non siano intelligenza artificiale. Però nel frattempo delle cose interessanti è questo, cioè le date le controlliamo e verifichiamo se sono giuste, quindi le controlliamo per esempio con Wikipedia, oppure le cerchiamo anche, visto che abbiamo questa cosa, possiamo chiedere tranquillamente a quest'altra intelligenza artificiale che però è collegata con internet, Perplexity, e quindi quando io gli chiedo biografia di Napoleone, ecco, dovrebbe rispondermi qualcosa. Ecco, vedete che ci sono tutti i riferimenti di quando è nato, eccetera, eccetera, e quindi si può anche introdurre questa approccio, cioè questo plugin, per poter fare, diciamo, un po' di fact-checking, no? Che insomma non fa mai male. Comunque, come detto, di errori ne fa tanti, ma questi errori sono tutto sommato, adesso vediamo, Vicuña 7b fa degli errori, Vicuña 13b ne fa altri, però vedete che aumentando il numero di miliardi di parametri tende a essere leggermente più, cioè fa qualche errore in meno, o comunque fa degli errori meno importanti. Ad esempio, qui ho sbagliato l'età, che doveva dire 24, invece ha detto 26, comunque errore, diciamo, banale. Una precisazione, ecco, queste sono precisazioni che gli fa ChatGPT-4. Comunque, sostanzialmente, Vicuña qui ha risposto benino perché ha fatto delle imprecisioni, non degli errori, che io distingo fra errori madornali, cioè delle allucinazioni vere e proprie, e invece imprecisioni che tutto sommato sono accettabili, nel senso che noi umani, se vi chiedessi quando è nato Napoleone, molto probabilmente la data non ve la ricordate, a che età è entrato nella scuola militare, cioè a che età è diventato generale, anche qui probabilmente non la sapreste e interesse inventarla. Però la cosa interessante è che ho usato i modelli più piccoli, quindi quelli 7B, e abbiamo visto che, ad esempio, il modello Wizard LM, che è quello che ho notato, è stranamente fatto bene, nel senso che sbaglia il numero di figli, di fratelli, però questa è un'imprecisione, cioè il quarto su 12 fratelli, in realtà era il quarto su 7. Ok, c'era un'imprecisione sulla nazionalità del padre, perché in realtà qui gli sta dicendo non era proprio francese ma era corsico, no? E poi anche qui la stessa cosa sull'età in cui è andato alla prima accademia militare. Quindi, tutti questi molti di questi sono sostanzialmente solo accessibili, questi qui Vicuña e Wizard LM sono accessibili solo per motivi non commerciali, quindi nelle università, eccetera. L'unico che all'epoca, cioè qualche giorno fa, era disponibile per tutti, cioè quindi anche per applicazioni qualunque, quindi con licenza completamente libera, era questo modello Groovy, che era un 7B, quindi piccoletto, che però rispondeva cretinate, e quindi non sbagliato tutto, quindi date sbagliate, tutto sbagliato. Quindi, sostanzialmente, riassumendo, tra i modelli che abbiamo esplorato, e ce li vediamo praticamente in modalità riassuntiva qua, vediamo che sostanzialmente Vicuña, diciamo, ha fatto alcuni errori abbastanza gravi, e ha fatto un po' di imprecisione, ha cercato di essere completo ed è abbastanza leggibile, e quindi abbiamo dato un punteggio 7. Vicuña 13B ha migliorato leggermente, ha fatto un po' meno errori, ma comunque niente di particolare, quindi è punteggio 7,5. Wizard LM è stata sorpresa perché non ha fatto errori gravi, ha fatto soltanto qualche imprecisione, ha aggiunto informazioni che gli altri non aggiungevano ed era tutto sommato più scorrevole. Quindi aveva un punteggio praticamente quasi come il 9 che è stato assegnato a GPT-4. Cioè, tra GPT-4 e ChatGPT 3,5 alcuni sono migliori, quindi in questo caso, ad esempio, sulla storia di Napoleone è meglio ChatGPT.
Il Groovy 7B, quello che ho visto, che abbiamo detto prima, che è rosso, vuol dire 4,5. Quindi questa è la valutazione di questi modelli. E a questo punto volevo ancora farvi vedere alcuni esempi invece di uso in cui abbiamo provato a vedere cosa succedeva in questo caso sulla storia di Einstein. E ho usato, a questo punto lo sapete a memoria, tre modelli. Il Groovy, che è quello commerciale, Wizard LM e il Vicuña 13B. E per quelli ho fatto più o meno le stesse domande per ognuno, nel senso che gli ho dato un testo e gli ho chiesto di. Questo testo è preso direttamente da Wikipedia, quindi gli ho detto di fare un rephrasing. Allora, il Groovy, che è quello commerciale, come vedete, è riuscito a fare un riassunto. E una volta dato ogni, ecco, questa è la cosa importante che dico sempre, cioè che questi modelli tendono a dire cose inesatte, ma sono abbastanza bravi a commentare o a lavorare su testi già scritti, già quasi a posto. Ad esempio, qua gli ho chiesto di prendere un testo sporco e di ripulirlo in pratica, cioè rifrasarlo in inglese più semplice. E di metterlo in un praticamente gli ho detto di fare un riassunto. Inoltre, gli ho chiesto anche sempre dello stesso testo, gli ho detto di fare i maggiori concetti che trovo in quel testo. Tra parentesi, qui questi modelli cercano anche di mettere un po' le loro conoscenze. E come vedete, su per giù no, non è andato male, nel senso che il modello commerciale, cioè quello più scarso in realtà, è riuscito a fare una sintesi dei concetti più importanti del testo. NB, il testo non può essere lunghissimo, però insomma è già interessante. Teniamo conto che ChatGPT può arrivare con testi molto lunghi, dell'ordine di tipo 10 pagine. Invece qua possiamo arrivare al massimo a una pagina, quindi siamo molto più piccoli, ecco. Poi gli ho chiesto anche di estrarre gli hashtag, e anche qui praticamente questo modello l'ha fatto. Gli ho chiesto di tradurre in italiano, e qui non ci siamo con questo modello. E poi gli ho chiesto di fare vari riassunti su tre frasi o su cinque frasi, ma non ha fatto un granché. Vediamo che gli altri modelli riescono meglio. E poi gli ho chiesto delle cose di cultura generale, tipo i Beatles, che vediamo che risponde. Risponde con informazioni che tutto sommato non sono neanche tanto sbagliate. Andiamo a vedere il Wizard LM. Wizard LM è quello che abbiamo visto che si è comportato meglio su Napoleone, e su Albert Einstein abbiamo visto che si comporta bene, riesce a fare 11 punti, riesce a estrarre i concetti, quindi riesce praticamente a realizzare abbastanza bene quello che gli si è chiesto in inglese, estrae gli hashtag, un'altra cosa che è abbastanza importante. Riesce anche a fare un qualcosina in italiano, quindi riesce, questo è un miracoloso, riesce a scrivere tutto sommato un italiano decente, anche se è meglio usarlo in inglese. Quando gli si chiede di fare una traduzione migliore, non, meglio lascia perdere, non ce la fa. E questi sono vari esperimenti, gli ho chiesto sui Beatles. Poi gli ho chiesto delle cose interessanti, gli ho chiesto come organizzare una classe che insegni la vita e le opere di Albert Einstein, e lui ci si è messo, ha detto delle cose tutto sommato abbastanza neutre, abbastanza ovvie per certi versi, però neanche tanto sbagliate, quindi tranquillamente molto interessante questa cosa che normalmente abbiamo visto potersi fare tranquillamente con ChatGPT. Ma vedere che la fa anche un large model piccolino, diciamo, è impressionante. Poi gli ho chiesto anche di costruirmi dei test, delle domande a quiz, e fa. Ecco, l'unica cosa bisogna fare attenzione alle ripetizioni, quindi bisogna fare ampio, diciamo, editing, bisogna controllare come genera, quindi in particolare la temperatura, più bassa è la temperatura è meno creativo, ma anche tende a creare informazioni sbagliate
a non creare informazioni sbagliate. E poi abbiamo fatto una cosa simile anche per Vicuña. Su Vicuña abbiamo fatto lo stesso mestiere. Ecco, però su Vicuña, ho visto che era un po' più potente degli altri, perché aveva 13 miliardi, invece di dargli un paragrafo di Wikipedia, gli hanno dati due. E gli ho chiesto anche qui di farsi le sintesi, i concetti che erano presenti in quel paio di cose, e poi gli ho chiesto anche di fare la traduzione italiana, visto che Vicuña ce la fa quasi. Ah, poi bisogna soltanto poi bloccarlo perché poi parte per la tangente. Fa un po' di cose, diciamo, abbastanza fatta bene. Gli ho anche chiesto di prepararmi delle domande da fare per i studenti. E lui riesce a estrarre delle domande sensate, quindi fa un po' di cose. Gli ho chiesto di farmi un fill in the blanks, e quindi si ha dimostrato di conoscere il concetto di fill in the blanks e di applicarlo all'argomento che abbiamo chiesto. E quindi gli ho detto di fare un fill in the blanks e di presentare anche le soluzioni. E come vedete l'ha fatto, e tutto sommato l'ha fatto neanche tanto male. E gli ho anche chiesto una cosa molto complicata, tra virgolette, che è quella di inventare un gioco. Qui ha inventato un gioco molto banale, in cui dice semplicemente di fare delle domande, estrarre delle domande, e poi con un dado, insomma, io gli ho detto di usare soltanto penna, carta, forbici e dadi. E lui poi ha tirato fuori questo giochino, che niente di che, uno può arrivarci anche senza LLM. Però il fatto che lui abbia già cominciato ad andare lì, come dicevo, è interessantissimo. Ora, proprio ieri invece è uscito questo modello nuovo, che è ecco, si chiama Red Pajama. Questo Red Pajama è interessante perché è molto chiaro su come è stato trainato, dove ha preso le sue informazioni. Quindi l'ha preso, come vedete, da Wikipedia, Stack Exchange, Archive, dai libri vari, GitHub, ho preso la roba da GitHub e da tutta una serie di cose, quindi è stato trainato su queste informazioni. La licenza è impressionante perché, contrariamente alla licenza di prima, è una licenza Apache License, e quindi completamente disponibile per qualunque scopo, quindi anche commerciale. E poi gli ho dato praticamente dei compiti da fare, no? E quindi, ad esempio, gli ho dato praticamente, ecco qui, l'ho chiamato con un notebook in Python, però gli ho dato praticamente cosa richiesta, con biografia completa di Einstein, e con temperatura 0,7, praticamente. È la cosa che è impressionante, che è molto chiacchierone. Quindi, come vedete, Albert Einstein mi dà tutta la sua biografia, e adesso è un po' troppo creativo, quindi bisognerebbe mettersi una biografia un po' più piccola. Però, ad esempio, gli ho fatto chiesto più piccola, per evitare appunto allucinazioni, cioè numero di temperatura 001, e gli ho chiesto anche Napoleone Bonaparte, e ho visto che si comporta molto bene, con errori tutto sommato non gravi, non gravissimi. Quindi questo modello si comporta tutto sommato meglio del Wizard dell'M di prima, e oltretutto, essendo molto chiacchierone, si presta molto anche a fare chat e a fare, insomma, cose abbastanza interessanti. Gli ho chiesto anche di fare la traduzione in italiano, ma la risposta, diciamo, non è stata un granché. Ed ecco, l'ultimissimo argomento prima di finire era vedere se queste intelligenze artificiali sono capaci di superare il test di Winograd. Quindi, innanzitutto, il test di Winograd, gli chiediamo: test di Winograd, e sostanzialmente, lo dico io, quindi è un test particolarmente, se Winograd, mettiamo in italiano, descrivi il test di Winograd. Ok, è una sfida di intelligenza artificiale proposta da Hector Lovesque dell'Università di Toronto nel 2012, quindi molto recente,
È un miglioramento sensibile del test di Turing e consiste in una serie di domande a scelta multiple che impiegano delle strutture abbastanza complesse. Per esempio, la cosa tipica è una domanda potrebbe essere: il trofeo non entrò nella valigia perché era troppo grande. A questo punto gli si chiede all'intelligenza artificiale di chiarire chi era troppo grande, cioè una persona normale capisce che era troppo grande il trofeo, ma la frase di per sé è ambigua. E quindi occorre conoscere in maniera molto approfondita e molto intelligente cos'è un trofeo e cos'è la valigia. E per rispondere, per superare il test di Winograd, quindi occorre avere questa comprensione. Ho provato a far passare il test di Winograd a varie intelligenze artificiali, ho visto che molte non le passano, in particolare questa intelligenza artificiale che stiamo parlando adesso, quindi praticamente Win for All, cioè GPT for All, scusate, e tante altre che hanno pochi miliardi di parametri, non superano, non riescono a capire la domanda e non sanno come rispondere. Analogamente, anche andando su di miliardi di parametri, sono arrivato anche a fare la stessa domanda a Open Assistant, che è un'altra, è basato su Llama, anche lui a 30 miliardi, quindi in teoria dovrebbe essere molto, molto potente, ma non supera il test di Winograd. E allora a questo punto ho fatto anche lo stesso test praticamente a ChatGPT, e ho visto che ChatGPT, la versione corrente, quella che avete anche voi, quella veloce in sintesi, non lo passa neanche lui, anche se qualche tempo fa la versione originaria, quella che c'era a febbraio, lo passava. ChatGPT-4 invece passa il test di Winograd, così come Bard, che lo passano anche il test di Winograd, e poi però ho visto che Poi.com invece non molti dei modelli di Poi.com non lo passano. Quindi, per esempio, se io prendo un test di Sage, oppure prendo Claude Instant, che è molto carino per altre cose, però nel momento in cui gli chiedo il trofeo non riesce a rispondere. Apologize, I do not have enough information. Però, facendo la Claude Plus, la stessa domanda viene risposta correttamente. E quindi, cioè, vedete che il test di Winograd comincia a diventare molto interessante perché permette di distinguere intelligenze artificiali che dimostrano di comprendere bene che cosa ci sta chiedendo, e intelligenze artificiali, diciamo, tutto sommato superficiali e ignoranti. Purtroppo, almeno per il momento, sono ignoranti anche le intelligenze artificiali che vi sto parlando stasera, quindi quelle Vicuña, Alpaca, anche Red Pajama, però Red Pajama in realtà non gliel'ho fatto il test. Ah sì, gliel'ho fatto e non l'aveva passato, cioè aveva passato quasi, ma in realtà non ce la faceva. E quindi questo è tutto, quindi scusate per il supplemento e spero che vi sia stato chiaro.